Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Mi trovo direttamente da quello che forse è conosciuto come l'aeroporto più bello del mondo, ovvero quello di Singapore. L'aeroporto di Changi è praticamente una destinazione a sé. Inizia tutto nel Terminal 2 con la cascata virtuale, luci e immagini che ti avvolgono in uno spettacolo visivo che sembra davvero reale. Invece nel Terminal 1 dopo le 11 si attiva la cascata reale all'interno del Jewel, la più alta cascata indoor al mondo. 40 metri di pura meraviglia che scende al centro di un'enorme foresta indoor. È pazzesco. Sono appena arrivato nella zona Chinatown, vicino al mio ostello, che è un capsule hotel tra l'altro. E guardate che carine queste casette lungo la via. Sì, ma perché sono a Singapore? Beh, innanzitutto questo è una sorta di grande scalo che sto facendo, scalo di un paio di giorni, prima di raggiungere una prossima destinazione dove mi attenderà un gruppo V-Road per fare un fantastico tour. Però non vi spoilerò ancora dove, quindi lo scoprirete più in là. In questo momento ho molta fame e allo stesso tempo non mi aspettavo tutti questi 7-Eleven. Quindi adesso vado a lasciare i bagagli, poi mangio qualcosa perché ho troppa fame e poi vi inizierò a raccontare un po' di questa città conosciuta come anche la più ricca del mondo, anche perché è piena di milionari cinesi che si sono trasferiti qui. L'onigiri, salmone e mayo del 7-Eleven è totale. A differenza del Giappone, qui ci sono tanti cestini per buttare le cose. Singapore, come dicevo, oltre ad essere patria di tantissimi milionari cinesi che scappano dal regime dittatoriale della Cina, perché appunto hanno tanti limiti, tante tasse da pagare, vengono qui a Singapore appunto perché è una sorta di paradiso fiscale, questo posto è famoso anche per i tanti divieti che ci sono, a partire dalle sigarette, dalle chewing gum, dal non attraversare la strada senza le strisce, cosa che fanno tutti, ho visto anche con il rosso, quindi sono molto simili a noi. Sono appena arrivato a Long Lim Market Food Center e potrebbe essere un posto giusto per alleviare questa mia enorme fame. Ho un bel durian di prima mattina, appena arrivato ci canterebbe, ma che figata, è tipo a più piani. Qui fanno il succo di frutta con le canne di bambù, l'ho provato in Thailandia, non mi ha fatto impazzire perché è super dolce. Qui delle zuppe con i noodles, anche un... ma erano dei piccioni, quindi sono passati a un millilitro dalla testa. In realtà già l'ho assaggiato il piccione in Egitto, niente di che. Sono preso una zuppa di anatra e noodles. Allora, non riesco a mettere in piedi il treppiedi perché scivola tantissimo il tavolino per quanto è unto. Ho chiesto della carta per pulirsi e poi non ce l'hanno. Non mi pulirò. I noodles sembrano molto molto compatti, molto solidi. Il sapore è simile alla zuppa di sangue di anatra che ho provato, dov'era? A Bangkok. Buono. Sembra la pasta fresca all'uovo di sotto casa mia. Cosa divertente è che il cucchiaio per bere la zuppa lo usi e poi lo appoggi sul vassoio lercio sporchissimo che non si sa quanta gente ha usato. Non so quanto possa essere stata una buona idea prendersi quella zuppa calda con questo caldo. Penso che siamo a 34-35 gradi oggi. Non sono mai stato nella Cina popolare, ma devo dire che questa Chinatown sa molto di Cina. È molto molto carina. Pensate, ci sono talmente tanti divieti che ci fanno anche dell'ironia con queste t-shirt. Mi stavo dirigendo nel Buddha Thoth Relic Temple, che sarebbe un tempio buddista, ma sono incappato in quest'altro tempio che probabilmente è induista, a giudicare dai simbolismi. Togliamo le scarpe. Il Sri Mariamman Temple, costruito nel 1827, è il tempio indù più antico di Singapore, situato nel vivace quartiere di Chinatown. È famoso per la sua Gopuram, la torre d'ingresso riccamente decorata con sculture di divinità indù. Il tempio è dedicato a Mariamman, la dea della pioggia e della guarigione, ed è un importante luogo di culto per la comunità Tamil di Singapore. Oltre al suo significato religioso, è anche una popolare attrazione turistica per la sua architettura intricata e colorata. Qui c'è questa sorta di negozio medico che vende i serpenti e delle lucertole imbalsamate, ma adesso si entra nel tempio di Buddha. È fortissimo perché c'è questa cassa automatica touch dove puoi acquistare dei doni da offrire poi in tributo, come stanno facendo questi bambini dentro questi recipienti grandi di acciaio. Nel frattempo qui stanno giocando a bingo. Niente, mi hanno ingaggiato anche a me, sto giocando anch'io, non so come funziona il gioco, però vediamo. Sono con loro, il team 12. Mi hanno spiegato che quella sorta di bingo è in realtà un'attività che sta facendo un'azienda di finanza. Un ottimo modo per appunto creare team nell'azienda. Comunque qui dietro stanno giocando a dama. In realtà penso sia una dama cinese perché hanno dei simboli sopra. Hanno sia le pedine bianche e nere, ma anche dei simboli cinesi probabilmente sopra. Quindi
forse una dama particolare. Mi stavo appena lamentando delle scale dell'ostello, che ne sono tante, io sto al terzo piano. Ma arrivato qui in cima c'è scritto: congratulazioni, avete bruciato 6 calorie. Di più se avete anche un bagaglio pesante, quindi ottimo. Appena svegliato da un power nap e adesso mi sto dirigendo verso Marina Bay, perché il sole sta calando, arriva il tramonto, arriva la sera e il posto migliore per vedere Singapore di notte è proprio quello lì. Ma prima, per darmi un po' di forza, una bella spremuta da $1. Era nascosta ma c'era la cannuccia. È buona. Ho letto arancio dall'Australia. Marina Bay è il cuore pulsante di Singapore, dove modernità e natura si incontrano. La zona più importante è sicuramente Gardens by the Bay. Qui i Super Tree, questi alberoni giganteschi super luminosi, svettano nel cielo, creando un'atmosfera magica, soprattutto di notte, con il loro spettacolo di luci. C'è un odorino che proviene dallo stand qui dietro che non vi dico. Ah, che profumo. Però prima voglio salire sopra l'albero e fare il giro del ponte lì in cima, sembra interessante. Ok, biglietto preso, $14, adesso c'è da fare una fila di circa un'ora. Allora, fa un certo effetto, siamo abbastanza alti, non pensavo. Però è magnifico. E si vede benissimo quella struttura a tre palazzi con la barca in cima, che dà iconicità allo skyline di Singapore. Devo ammettere che mi tremano le mani perché qui traballa tutto. Cioè, il ponte è molto stretto e lungo, soprattutto è un ponte appeso. La cosa che mi ha lasciato stupito è che i fiori che sono intorno ai vari alberi sono veri. Mi sono preso dei spiedini di ravioli, di verdure, in busta. Ok. Gustosi, sono di carne oltre che verdure. Proseguendo poi c'è il famoso Marina Bay Sands, un complesso iconico con una piscina a sfioro che offre una vista mozzafiato sullo skyline. E camminando qui si può incontrare il Merlion Park, dove la statua del Merlion vi accoglie con la sua maestosità. Ma cos'è la statua del Merlion? È uno dei simboli più iconici di Singapore, rappresenta una creatura mitologica con il corpo di un pesce e la testa di un leone. Il corpo di pesce simboleggia le origini marittime della città, mentre la testa di leone rappresenta il nome di Singapore, che deriva proprio dalla parola sanscrita Singapura, che significa città del leone. Infine ho camminato lungo la Waterfront Promenade, un luogo perfetto per godere di una vista spettacolare della baia e della città. Adesso sono in questo lungomare tutto illuminato, pieno di localini dove mangiare, che mi sembra tantissimo Dubai Marina, è molto simile. E niente, il mercato dove volevo mangiare è tutto quanto chiuso, fanno cena presto qui. Niente, alla fine ho risolto con due bao, uno al maiale e l'altro non ne ho idea. $1.50 l'uno. Questo è il maiale, quest'altro è tipo carne con un uovo dentro. Oh. Molto buoni. Questa sera la cena si fa così. Ciao ragazzi, buongiornissimo caffè, un nuovo giorno qui a Singapore. Oggi, la giornata di oggi in realtà prevedeva altro, ma ieri guardando online ho trovato una roba che non sapevo di Singapore, quindi oggi ci andrò tutta la giornata praticamente. Ma prima di partire alla scoperta di questo posto qui a Singapore, voglio passare da Don Don Donki. Ho scoperto che c'è anche un Don Don Donki qui vicino e anche un supermercato, per vedere un po' cosa vendono qui a Singapore. Eccoci, ci siamo! È proprio lui. Devo dire che questo centro commerciale è abbastanza labirintico, però in qualche modo sono riuscito a trovare Donki. Eccola la musichetta, è proprio lei. Don 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 Donki Donki Hotel. Che figata queste mug per fare i noodles. Don don don. Cioè, ti viene proprio voglia di comprare con questa canzone. È più forte di me, è più forte di me. Comprerò questo intruglio di limone. Ok, Don Quixote fatto, e adesso andiamo a fare un giro al supermercato. In teoria dovrebbe essere lì dietro, questa bellissima baia sul fiume. Don 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 Quixote. Ah, dannazione, ora non riuscirò più a togliermi questa musichetta di dosso. Perché c'è una finta bocca della verità a pagamento, soprattutto?
Ok raga, let's go. È così che si fa. Scopriamo cosa vendono i supermercati a Singapore. Ok, dopo aver preso la metro abbiamo preso questa monorotaia qui dietro per arrivare fino all'isolotto. E il posto dove sto andando è in un'altra isola che sta di fianco all'isolone gigante di Singapore, che si chiama Isola di Sentosa. Ok dai, ora basta. Spoileriamo ufficialmente questo posto, gli Universal Studio di Singapore. E io sono qui principalmente per una e unica attrazione che vedrete. Inaugurato il 18 marzo 2010, è il primo parco a tema Universal in Asia. L'idea di realizzarlo risale agli anni 90, quando Singapore ha deciso di potenziare l'industria del turismo. Dopo anni di pianificazione e costruzione iniziata nel 2007, il parco ha finalmente aperto le sue porte, attirando visitatori da tutto il mondo. Sono divisi in 7 aree tematiche, ognuna ispirata a film e spettacoli famosi. Appena entri si viene accolti da Hollywood, seguita poi da New York, dove si potrà vedere alcune attrazioni come quella di Transformers. Grazie a queste attrazioni gli Universal Studios di Singapore hanno avuto un impatto enorme sul turismo, contribuendo a far sì che la città sia una delle mete più ambite dell'Asia. Sono negli store e c'è un reparto dedicato unicamente a Shrek. Cioè, hanno un sacco di cose, come questo occhiali da sole con le orecchie, e sono bellissimi. E come il parco della Disney, il suo castello, anche qui hanno un castello, per l'esattezza il castello di molto molto lontano, quello di Shrek. Che figata. Stiamo entrando nel castello di Far Far Away. Sarà Lord Farquaad? Dov'è Lord Farquaad? Lord Farquaad. Ma quella è tipo la F di Facebook. Cioè, meno fila di quanto pensassi, ottimo, almeno questo. Un cinema in 4D, quindi che ti sparano l'aria, ti muovono il seggiolino, ti spruzzano l'acqua, ste robe qua. Molto bello, l'unica cosa è che i seggiolini ti strattonavano, erano fortissimi, cioè ho la schiena a pezzi, madonna. Però simpatico, un bel film da 4D. Adesso provo il gioco del gatto con gli stivali, vediamo un po'. Devo dire carino, pensavo molto più tranquillo, invece bello bello. Ok, adesso in ordine andrei a fare Jurassic Park qui dietro, poi Transformers o anche la mummia, vediamo. Okay, questo qui del Jurassic Park meglio, però è durato quanto un TikTok, tipo 30 secondi, 40 secondi, però più figo. Io adesso andrei a fare direttamente quelli tosti che ho visto prima, quelli giganteschi. Sono appena entrato nell'attrazione della mummia, sono dentro una piramide in questo momento, ci hanno fatto lasciare gli zaini fuori, in dei locker gratuiti per fortuna, e vediamo un po' come sarà, sembra interessante. Pensavo venirci a inizio settembre, la cosa migliore perché c'è zero fila, cioè c'è la fila ma è pochissima, guardate quanta strada sto facendo senza nessuno. La fila inizia qui, che praticamente è l'inizio del gioco. Non capisco perché, ma ogni tanto esce una voce elettronica che enfatizza il fatto che questo gioco è molto veloce e quindi di fare attenzione, come per dire siete ancora in tempo per ripensarvi. Ok, adesso devo dire che i giochi iniziano a farsi interessanti. Questo gioco è durato poco, ma penso ormai tutti quanti i giochi di questo parco a tema durano poco, tipo un minuto e mezzo massimo. Però qui addirittura il roller coaster. Aspetta, vi dico. Dicevo, qui addirittura il roller coaster cambiava orientamento, tornava indietro, ma di colpo, eh. Adesso vado a fare questo, ovvero il gioco più interessante di tutto il parco. Ok, sono due attrazioni, rossa e blu, Galactic e Human. Hanno la stessa velocità, però quella rossa ha più giravolte, Galactic, e quella Human è solamente veloce e basta, meno giravolte. E piccolo feedback, figo, degno di un gioco di Gardaland, quindi adrenalinico potente. Dura sempre quel minuto, un minuto e mezzo, non di più. Però ragazzi, una fila di un'ora e mezza, lunghissima, non passava mai. Almeno c'era l'aria fresca dentro, almeno quello. E senza telefono, senza niente, perché dovevi lasciare tutto, quindi nemmeno il telefono per stare un po' su Instagram con il wifi gratuito. E niente, quindi l'altro non lo farò, perché una fila del genere non me la rifaccio. Adesso mi faccio Transformers, oppure vado a mangiare e poi Transformers, o viceversa.
vediamo. Sono dentro il ristorante di Transformers, tutto quanto moderno, con i neon. C'è un self-service, quasi quasi. Allora, mi sono preso un pressoché violento ramen al pollo teriyaki. Sembra molto gustoso. Sono anche le uova, quelle cotte con il tè nero. Una parola, necessario. Si sente la cottura al tè nero comunque. Vediamo questo bolletto invece, com'è? Mossa! I am Optimus Prime. Mi sono appena preso un Jasmine Tea. Adesso sto entrando al gioco dei Transformers, che dovrebbe essere un film 3D, cioè film, un video 3D. Allora, anche questo molto figo. È praticamente un giretto con un veicolo. Mentre giri hai tutti i schermi davanti 3D che ti mostrano varie scene dei film dei Transformers. Però come se tu fossi proprio lì in prima persona a combattere. Effetti visivi devastanti, molto molto figo. Speravo in un What I've Done, comunque qualche canzone di Linkin Park, però non l'hanno fatto. Sono in una città portuale di una volta. Mi inizio a rincamminare verso il centro di Singapore. C'è un ultimo giro nella parte indiana, Little India, che mi manca ancora, e poi vado a riposarmi. Ma questi troll che stanno facendo? Vedete che i bambini stanno dormendo lì. Sono arrivato alla stazione metro di Little India e le scritte di questa stazione sono sia in cinese, sia in inglese, ma anche in hindi. Lo so, mi rendo conto che è abbastanza scontato, ma sono effettivamente tutti indiani. Adesso sto entrando nel mercato al coperto di Tekka Centre. Dovrebbe essere un mercato indiano. C'è un odorino che non vi dico. I granchietti qua. In quest'altra zona invece si può anche mangiare. E devo ammettere che non sono così convinto di assaggiare qualcosa qui. Vorrei, però non lo so. Ancora l'India che mi aspetta tra circa 3 settimane, quindi non me la rischio così presto. È interessante perché nemmeno i piatti ti danno, direttamente sul vassoio. Poi c'è anche il piano superiore dove hanno invece l'abbigliamento. What is the name of this plate? Chicken Briani. Chicken Briani. Chicken Briani. Ah, ok. Thank you. Ok, questo famoso piatto senza piatto, perché viene versato tutto quanto su un vassoio, riso, pollo e quella zuppetta a fianco, si chiama Chicken Briani. La proverò, ma non oggi, ma la proverò. Ma adesso continuiamo il giro qui a Little India. Sono questi mercati che vendono tantissimi fiori, statuine sacre, reliquie, probabilmente tutte quante per fare le donazioni quando si va a pregare nei templi. Questo dovrebbe essere cocco con una strana polvere gialla sopra. Ma aspetta, chi è che diceva che è sempre un buon momento per un onigiri, tuna e mayo? Probabilmente nessuno, lo dico adesso io. Sono arrivato davanti a questo ristorante che si chiama Bismillah, ristorante indiano, ma io lo proverei quasi quasi, è anche aperto. Allora, mi sono preso un chicken biryani, quindi riso e pollo e curry e di samosa, così per assaggiare, visto che sono nella guida Michelin ormai da 6 anni, non so se l'hanno anche vinta una stella, non lo so, però sicuro sono nella guida. Mi correggo, ben 8 anni consecutivi che sono consigliati dalla guida Michelin. Comunque $15 per samosa e chicken dum biryani, secondo me non male, un prezzo più che onesto. Suona. Rapidissimi raga, guardate che bei piatti. Samosa. Che spettacolo. Ok, voglio provare prima i samosa come antipasto con questa salsa strana verde. Giganteschi sti samosa. Vediamo un po'. Interessante. Molto unti, però buono. Dentro ci sono piselli, patate e altre verdure. Anche un po' piccantino. In teoria questo qua si mangerebbe con le mani, quindi pallottina di riso, una salsa e si mangia.
È eccezionale però, buonissimo. La salsa è una bomba. Ok, tutto finito, abbastanza buono. Ora penso di avviarmi verso l'hotel, vi faccio una bella doccia, mi riposo e vado a dormire verso le 9 perché domani comunque riparto, riprendo l'aereo, quindi vorrei arrivarci bello di riposato. Ok, le ciabatte aragosta e le ciabatte pesce, ma le ciabatte durian quanto sono belle, stupende. Non ci sono solo templi buddisti e moschee, ma anche chiese cristiane. Altro che rispetto dei divieti, perché ho notato che tantissimi pedoni e ciclopedoni passano col rosso come se niente fosse. E sì, anche senza strisce, come dice questo divieto. Non passare con monopattini, moto e bicicletta, e un secondo fa è passato uno in bicicletta proprio qui. E anche questa mini avventura è giunta al termine. Vi ringrazio per aver visto questo video fino a qui e vi do appuntamento al prossimo lunedì sempre alle 19 per scoprire un nuovo posto del mondo. Ah, spoiler, i colori della bandiera sono gli stessi di quelli di Singapore. Mi ranzi! 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 M